Quinto schianto tra auto e camion a Genga, la donna portata in ospedale non ce l'ha fatta, il cordoglio del comune, Gabriella era una cuoca stimata e apprezzata nelle mense scolastiche. Terna conferma i sospetti sull'inquinamento acustico, sono stati sforati i limiti di legge nella centrale elettrica di Carrara, sindaco incontra i vertici e rassicura, in arrivo i nuovi trasformatori e le barriere fonoassorbenti. Celani a cena con Mascarini e i 5 Stelle, dopo le polemiche il capo di gabinetto rassegna le dimissioni al sindaco Massimo Seri. Nuovo tracciato per la variante di Gimarra, domani si presenta alla cittadinanza il progetto di fattibilità dell'opera che andrà a snellire il traffico sulla statale 16. La ciclabile Fano Fenile più sicura, inaugurati 59 punti luce a LED, un intervento atteso da anni. Stand gastronomici, musica e comicità, da venerdì a domenica torna ai Tre Ponti di Fano la festa della cresciamatta e dell'oca in porchetta, lunedì sera la gara di barzellette alla BCC Arena. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, è morta Gabriella Lazzari, 59 anni, di Fabriano, alla guida dell'auto coinvolta ieri nel tragico schianto con un camion avvenuto sulla strada provinciale 22 di Frassassi nel comune di Genga. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Il sindaco di Fabriano, l'amministrazione, il consiglio comunale e tutti i dipendenti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia Lazzari per l'improvvisa scomparsa di Gabriella, cuoca stimata e apprezzata nelle mense scolastiche, si legge nella nota, dove per tanti anni con passione e dedizione ha lavorato per i nostri studenti. E un altro incidente, sempre tra auto e camion, si è verificato questa mattina lungo l'autostrada 14, pochi chilometri dopo il casello di Pesaro, in direzione sud. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per circa mezz'ora. Ed è morto all'età di 75 anni Marcello Secchiaroli, ex assessore ai servizi sociali del comune di Pesaro ed ex consigliere e assessore della regione Marche. Nella scorsa legislatura è stato anche presidente della consulta regionale per l'handicap. Ad esprimere cordoglio oggi anche il sindaco Matteo Ricci, che ha ricordato l'impegno per il sociale profuso nella pubblica amministrazione fino agli ultimi giorni della sua vita. Cambiamo argomento e torniamo a parlare della centrale elettrica a Carrara, perché Terna ha reso noti i risultati dei dati raccolti sull'inquinamento acustico e ha confermato lo sforamento dei limiti previsti dalla legge. L'inquinamento acustico significa ridurlo, significa salute, significa tutela delle persone che vivono in quel territorio. I residenti lo segnalano da tempo, quel rumore fastidioso, esprimendo anche preoccupazione. Ora la conferma è arrivata, infatti gli accertamenti eseguiti dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano per conto di Terna hanno confermato che i problemi sull'inquinamento acustico esistono e in alcuni orari sforano i limiti di legge. Le rilevazioni sono state effettuate ad aprile e a giugno nelle abitazioni vicine alla centrale di Carrara e ieri i vertici della società che gestisce la rete elettrica nazionale hanno comunicato al sindaco e al suo vice i risultati dei dati raccolti. Questi entro domani verranno consegnati ad ARPAM, che farà ulteriori verifiche. Intanto abbiamo avuto un incontro perché le settimane scorse avevo presentato una diffida a Terna in quanto non avevo ancora avuto alcuni riscontri e devo dire che ha avuto l'effetto che doveva avere. C'è stato questo incontro, un incontro importante dove c'è un dato oggettivo, il problema esiste e quindi a me interessa non tanto avere la formalità del risultato quanto le azioni da mettere in campo vere per ridurre il problema dell'emissione acustica. E su questo ci sono delle buone notizie che ovviamente dovranno essere confrontate anche con ARPAM sulla efficacia. E intanto abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente ARPAM, Terna e Comune. Questo diventa importante per tante cose. E le azioni che sono emerse, una prima è la sostituzione dei macchinari, dei trasformatori, sono tre.
Verranno cambiati entro dicembre, il primo arriverà entro il primo agosto a Carrara e poi la sostituzione ovviamente richiede, avendo una complessità, perché ci deve essere il blocco della linea, quindi non sono in grado di dire nelle tempistiche precise, però entro il primo agosto arriverà a Carrara. Inoltre, ha proseguito il sindaco, sono previste anche delle barriere e delle coperture fonoassorbenti che verranno installate nei prossimi mesi. Nel frattempo abbiamo chiesto anche di poter spegnere alcuni macchinari che sono rumorosi perlomeno durante la notte, in attesa che vengano ultimate queste cose. C'è stata una disponibilità sulle nostre ulteriori richieste che dovevano verificare all'interno, però questo è il risultato che io reputo buono in questo ultimo incontro. Sindaco, ci saranno ulteriori incontri con i residenti? Sì, abbiamo chiesto anche la loro presenza, perché queste iniziative, questi interventi verranno spiegati anche con la mappatura, con precisione, e lo abbiamo programmato per la settimana prossima. Intanto oggi i residenti di Carrara hanno partecipato ad un incontro che si è svolto in regione con i rappresentanti di Terna. L'iniziativa è stata promossa dal presidente del Consiglio Dino Latini, che ha confermato l'impegno a salvaguardare la tutela dei diritti dei cittadini, condividendo con le parti interessate tutte le possibili soluzioni che possono essere messe in campo. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 2 di notte per spegnere l'incendio divampato ieri nelle campagne tra Cerase e Piagge. Oltre ai pompieri di Fano e Pesaro è intervenuto anche un elicottero per domare le fiamme, che hanno distrutto circa 2 ettari di terreno tra il campo di grano battuto, le rotoballe, diversi ulivi, un boschetto e un trattore. Non si esclude che il rogo possa essere stato innescato da un problema elettrico del mezzo agricolo. Pompieri in azione anche questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Fano, dove ha preso fuoco un faretto acceso e posizionato a circa 9 metri da terra. I vigili del fuoco hanno spento le piccole fiamme con un estintore e hanno tagliato i fili, mettendo in sicurezza l'area interessata. Non sono stati provocati danni alla struttura, se non l'annerimento della parete. Sul posto anche la polizia locale. E rimaniamo nel municipio di Fano, perché dopo le polemiche sulla cena tra il capo di gabinetto Pietro Celani, Samuele Mascarin, e due esponenti del Movimento 5 Stelle, Celani si è dimesso dal suo incarico per ripristinare, si legge in un comunicato stampa, un clima di corretto dibattito politico-amministrativo e al fine di preservare lo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza senza indebite interferenze, nel sottolineare che risultano infondati e pretestuosi gli squali di attacchi ricevuti. Si legge ancora, il dottor Celani ritiene che l'immagine dell'istituzione debba essere tutelata. Il dirigente svolgerà comunque un ruolo tecnico, tenuto conto dell'esperienza posseduta e della necessità di continuità delle funzioni gestionali. Quindi a breve si procederà ad una riorganizzazione amministrativa, istituendo il nuovo settore affari generali e legali, e verrà definito il ruolo di direttore amministrativo, che assorbirà anche le competenze tecniche già svolte da Celani. Con una pedalata ieri sera è stata inaugurata la nuova illuminazione della pista ciclabile Fano Fenile. Sono stati installati e accesi 59 punti luce a LED. Sindaco, un momento importante per tutta la comunità, e insomma questi lampioni erano molto attesi. Sì, erano attesi, perché questa è una bella infrastruttura di collegamento, una bella ciclabile che collega un quartiere verso il centro, poi con altre opere arriverà fino al mare. È un'opera in sicurezza, un'opera fra l'altro molto utilizzata, ma mancava ancora un intervento ulteriore, cioè l'illuminazione. Sappiamo quanto è importante la sera, specialmente in questa parte dell'infrastruttura, e quindi stasera era un impegno che ci eravamo presi, e stasera finalmente inauguriamo la nuova illuminazione della pista ciclabile di Fenile. Ripeto, un momento importante che va a coronare un ulteriore passo in avanti della scelta che abbiamo fatto in questi anni, dove aggiungiamo ogni anno pezzi di ciclabile oppure completamenti, come in questo caso, ma ne seguiranno anche delle altre. Quindi era molto attesa
dalla comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che negli anni si erano impegnati per la ciclabile, a cominciare dal professor Orlando Bizzocchi, che è sempre stato un promotore, e allora anche in questi momenti è giusto ringraziarli. Un'opera che era stata realizzata con la collaborazione tra l'amministrazione e l'amministrazione provinciale, quindi è un bel momento, una bella serata, una bella opera. Ieri sera nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Urbino si è svolta la cerimonia di conferimento del sigillo d'Ateneo dell'Università Carlo Bo, consegnato dal magnifico rettore Giorgio Calcagnini all'emozionato Alceste Vitri, titolare del gruppo VAG, una realtà internazionale con oltre 1700 dipendenti che opera da anni nel pesarese nel settore della refrigerazione. La serata, organizzata da Confindustria, è stata anche l'occasione per intervistare il vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche, Salvatore Giordano, che ha illustrato il pubblico il suo ultimo libro, e per presentare il restauro della Lunetta, il capolavoro dello scultore Luca Della Robbia, che è tornato a Urbino nella Galleria Nazionale delle Marche. Alla serata, letata dalle note di Marco Pacassoni, erano presenti numerose autorità regionali e provinciali, oltre agli imprenditori del nostro territorio. E torniamo a Fano, perché domani pomeriggio verrà presentato alla cittadinanza il tracciato della nuova interquartieri, che ha l'obiettivo di migliorare la viabilità. Il progetto è stato realizzato da una società di Perugia. L'incontro si svolgerà venerdì 22 alle ore 18 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna in piazza 20 Settembre a Fano. E illustreremo il progetto, che è stato elaborato da Abacus SRL, una ditta di Perugia incaricata dal Comune di Fano, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova strada interquartieri. Il progetto quindi sarà illustrato con il contributo dei tecnici e dell'amministrazione comunale, e in particolare si metteranno in evidenza tutte le particolarità di questo progetto, che è prevista questa strada, prevista sin dai primi piani regolatori di Fano per snellire il traffico del centro cittadino, partirà da quel corridoio forzato che è stato nel tempo lasciato lungo appunto via Aldo Moro, per proseguire oltre l'Arzilla, oltre il torrente Arzilla, a nord, in una situazione di rispetto ambientale, fino alla rotatoria che verrà fatta nei pressi della vecchia chiesa del Carmine. Ci sarà una pista ciclabile che collegherà la Trave con la quartiere Gimarra. È un'occasione da non perdere, ci sono 20 milioni disponibili, ci sono tutte le caratteristiche per togliere un traffico importante che passa davanti all'Arco d'Augusto, a Porta Maggiore, e va verso Pesaro. Noi riteniamo, attraverso le simulazioni, che ci possa essere un alleggerimento del traffico che appunto passa in queste arterie, attraverso questa nuova infrastruttura, di circa il 30%. Qui, se consideriamo anche la possibilità di collegare, a questo punto molto facile, il collegamento tra questa nuova strada e le opere compensative che arrivano fino alla rotatoria del Belgatto, lungo appunto la strada che va a Fenile, è un intervento che completa un sistema di viabilità interessante, che libera traffico dal centro, che rende più semplice andare verso nord, e quindi sicuramente una città più vivibile. E adesso gli eventi, con la festa della Cresciamatta e Occa in Porchetta, che si terrà da domani a domenica alla cooperativa Tre Ponti di Fanno. Lunedì sera poi si torna a ridere con la gara di barzellette a Crepapelle. Da piccola festa campagnola a un imperdibile evento dell'estate fanese, fervono i preparativi per la festa della Cresciamatta e Occa in Porchetta, la manifestazione più longeva dell'estate. Nata 38 anni fa, l'iniziativa organizzata dalla cooperativa Tre Ponti con il supporto della Proloco ogni anno è in grado di attrarre migliaia di fanesi e turisti e di occupare tutti i 7.000 metri quadrati a disposizione.
L'augurio è che tanta gente ci venga a trovare, che noi aspettiamo tanta gente con tante belle orchestre, tre grandissime orchestre, tre grandissimi gruppi di scuole danze, Mattia Diamantini, la Sabrina, la Vegliò, Alice Vegliò. Naturalmente spettacolo. Quest'anno abbiamo aggiunto anche degli animatori, delle ragazze faranno animazioni per i bambini, perciò quelle famiglie che hanno i loro bambini saranno nel campo da calcetto con due ragazze che faranno animazione. La festa aprirebbe attenti alle 18.30 di venerdì, sabato e domenica, quando gli stand gastronomici inizieranno a sfornare le prime oche in porchetta e le crescematte, le pizze a rosmarino fatte seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina. Ci sarà anche da asporto, naturalmente della gente, ancora c'è chi un po' dipendente Covid, perché ci sono dei casi, chi ha paura, chi... perciò se uno vuole può asportare a casa l'oca o la presciamatta, perciò... E poi ci sono 1200 posti seduti, perciò magari che si riempissero. Quest'anno sono molto fiducioso perché, viste le esperienze di Centinarola, di Tombaccia, quel fritto, tanta partecipazione, e perché no a Tre Ponti, che è la festa oramai più vecchia della città di Fano. Festa che poi lunedì sera si sposterà alla BCC Arena. Esattamente, lunedì ritorna a Crepapelle, il concorso di barzellette che tanto successo aveva avuto negli anni anti-Covid, perché dopo gli ultimi due anni purtroppo ci siamo fermati, perciò torneremo all'Arena BCC, un'arena che quest'anno sempre piena, sempre serate, cinema all'aperto venerdì, domani sera, oggi c'è il guitto, perciò oggi siamo su due fronti, guitto e crescematta, perciò a un certo punto dire che a Tre Ponti l'estate è calda è dir poco, è caldo il tempo ma è calda negli eventi. E l'ha citata il presidente Bartolucci nell'intervista. Domani sera prosegue la rassegna dialettale del Teatro Sotto le Stelle. A salire sul palco sarà la compagnia Il Guitto con una nuova commedia di Stefano e Alice Guida. Allora sentiamo l'intervista che ha realizzato Maria Elena Del Bianco. Oh, Mocio! Fabio! Un perno! No, per me no, eh! Ma ti fa che per me? Ah, ma tal signore ce l'ho qui. Ti pareva? E allora porto un contro. È un momento che contro, eh? Signore, contro ce l'ho. Cerca ste bar e ne ingrancinar. E cinar ce l'ho, vuol signore. No, quel bevle te. Immancabile l'appuntamento con Il Guitto, venerdì 22 luglio si va in scena. Sì, infatti il 22 di luglio debuttiamo con il Bar Sotto Mongiove. In realtà non è proprio un debutto, perché questo è uno spettacolo che ha debuttato a Fano, al Politeama, nel 2020, nel febbraio 2020. Dopo, a causa del Covid, abbiamo dovuto bloccare tutto, adesso lo riprendiamo. E quindi già immagino una situazione davvero divertente, questo ritrovo sotto Monte Giove in un bar, immagino quali personaggi possano ritrovarsi. Sì, infatti ci sono personaggi di varia umanità che con le loro varie vicende si relazionano, si incontrano e danno vita a delle storie che sono tutte storie divertenti. Bene, e siete pronti? Come stanno andando le prove? Sì, siamo abbastanza pronti, le prove stanno andando bene, adesso aspettiamo di poter andare in scena. Una piccola curiosità mia personale, ma anche per il pubblico a casa: qual è il personaggio più bizzarro che troveremo in questa reunion di compagni al bar? Ma è difficile dire, perché sono tutti personaggi particolari, tutti personaggi divertenti. Bene, allora aspettiamo di vedervi, invita i nostri amici a casa. Ecco, venite tutti a vedere il Bar Sotto Mongiove, lo riapriamo per il pubblico fanese. Venerdì 22 luglio, Il Guitto. Missio diceva sempre, le corna come dei, quan spunten fa mal, ma poce se mania. La famiglia vostra, ci avevi dato parecchi le corna. E sono ben 24 i comuni della nostra regione ad essere insigniti della bandiera arancione. La cerimonia di consegna dei vessilli conferiti dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni e che certificano il riconoscimento di qualità turistico-ambientale si terrà a Ripa Transone, nell'Ascolano, domenica 24 luglio alle 17.30. Per le Marche, che si piazzano al terzo posto dopo il Piemonte e la Toscana, la New Entry e Cingoli, più le 23 conferme, tra le quali Cantiano, Corinaldo, Frontino, Genova,
Cinga, Gradara, Mercatello sul Metauro e Mondavio. E le Marche e il governatore Acquaroli festeggiano il grandissimo risultato dell'atleta anconetano delle Fiamme Oro Tommaso Marini, che ai mondiali assoluti di Fioretto del Cairo ha conquistato la medaglia d'argento ad una sola stoccata dalla vetta del mondo. Una splendida impresa del giovane atleta alla sua prima partecipazione mondiale. E prima di chiudere il nostro telegiornale vi ricordo sia il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni sia l'appuntamento con la rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti, appuntamento per domani mattina alle ore 7 in diretta. Buona serata a tutti.